Ciao! Hola, hello, ciao a tutti. Cos'è Allora, fammi vedere. l'odore saliente di basilico? Aspetta! Oddio, come funziona questo? Girate, ok. Ciao! Mi volevo mettere un po' di music. Allora, penso che qualcuno si sta connettando adesso. Allora, come si pronuncia il tuo nome? Giuliana o Giuliana? Giuliana, come in italiano. In italiano, Giuliana. Allora, ciao Giuliana, benvenuta. Tu sei il mio secondo ospite. Grazie Allora, Giuliana, oggi è una nostra amica che beve acqua di coco da tanti anni, vero Giuliana? anni, sono un grande fan. E allora con Mai Giuliana. senza. Brava, brava! Allora, non lo so se lo faccio vedere, ma io noi ci siamo ogni volta noi ci facciamo portare un bancale di acqua di coco per la mia famiglia, ma un bancale vuol dire 100, no, di litro sono 65 scatole. Quindi delle 65 scatole mi sono rimaste, vi faccio vedere adesso se c'è il connesso. No, vi faccio ridere perché queste sono quelle rimaste che ormai sono pochissimi, adesso che girano la camera. Vedi? Quelli sono quelli rimasti, e quindi adesso prendiamo uno di questi. Ci vuole più grande. L'ultima scatola che ho ricevuto, ho già finito, questi sono gli ultimi quattro per questa ricetta Per oggi, la zuppa. che ho fatto la quarta, altrimenti era finito già. Allora, infatti io mi prendo questa qua del litro e adesso con Giuliana oggi abbiamo detto di fare per la prima volta. Io sono non sono molto brava in cucina, devo dire, però quando cucino lo voglio fare sperimentando e adesso sperimentiamo insieme. Ciao Vanessa. Allora, oggi facciamo, Giuliana, io dimmi tu che cosa dobbiamo fare. Allora, io ho comprato, tu mi hai detto lì. Sperando è un piatto che è venuto da Filippine. È una zuppa filippina, si chiama binakol, che è fatta con pollo, ma puoi fare anche con pesce, qualsiasi cosa. Io oggi uso il pollo. Ecco, c'hai tutti gli ingredienti. Allora, Sì. gli ingredienti sono abbastanza semplici, ma insieme hanno un gusto proprio da morire. Mio marito può mangiare ogni singolo giorno, è pazzesco, ma è anche molto molto buono se ti senti male o durante l'inverno per contro tutto, contro influenza, freddore, tutto, perché abbiamo il cipolle, un cipolle. Brava, la cipolla, mi sono dimenticata. Oddio, aspetta. La cipolla, La prendo. Intanto vai, spiega, vado a prendere la cipolla. tagli un po' di cipolla, un cipolla intero, tagli in piccoli pezzettini. Questa qua si chiama lemongrass, che puoi trovare in qualsiasi supermercato asiatico o online per ordinare, ma puoi trovare. Io cresco al mio giardino perché è più facile di prendere subito così. Quello, Quindi ah, questi sono come lo chiami? Non lo so come si chiama in italiano, ma lemongrass, lemongrass, che non lo chiama trovi perché sempre. uno profumo di limone praticamente, ma un profumo proprio buonissimo, che quando metti nella zuppa, questa è da metà del sapore di questa zuppa. Quindi io uso quattro di questi e ho tagliato un po' per uscire un po' più profumo nella zuppa. Ok, Quindi così. se tagli a metà, parte del basso, tagli un po' così e Così. prende più Adesso mi taglio il dito. Ho sapore. preso il coltello di mio marito. Poi abbiamo un grande pezzo di zenzero, l'altra È possibile farlo con la buona curcuma? spezia. Io ho preso un pezzo così grande e ho tagliato in fette, così. Poi Allora, perché il senso, mi sono ecco. dimenticata del senso, ce l'ho solo questo che mi è rimasto. Va bene, va benissimo, non c'è problema. Perfetto. Meno Poi male. Ho la curcuma, io. aglio,
piccoli aglio. Aglio. Ok. Prendi tre pezzi di aglio. Ok. E tagli in pezzi, piccoli pezzi. Piccolini anche? Sì, o se vuoi puoi anche usare questa qua. Fai ok, quella non ce l'ho. Fai un bel squeeze. Aspetta, allora forse faccio così, così. Si vede. Quindi abbiamo tagliato questi. Abbiamo tagliato un pezzettino di sensero. Esatto. E adesso tagliamo l'aglio. Lo devo tagliare anche piccolino? Quindi siamo filippina ed è una ricetta che facciamo con poche verdure e con l'acqua di cocco. Sì, questa è una zuppa con le base di acqua di cocco. Non devi mettere nessuna, come si chiama, nessuna broda, niente così. Solo un base di acqua di cocco. Tutti i spezzi. Troppo pensi bene, un altro in più. No, no, tre va bene così. Ok. E poi ho il gustino, lo squeezer, o puoi tagliare anche qui. Faccio piccolo perché non ce l'ho. E poi questa zuppa è piena di vitamine, elettrolite, potassio, magnesio, ma tutto. Se prendi questo dopo un giorno di sport o un giorno impegnativo, okay, subito la forza. La forza va bene per te, tu vai in bici. Allora raccontiamo anche chi sei. Chi è Giuliana? Giuliana è una ciclista professionale. Almeno all'epoca, questi allora, anni di meno, sei. Ho calmato un po', quindi. Ma io sono la ciclista, la prima donna che ha fatto girare il mondo in bicicletta. Poi ho vinto tante gare di ultraciclismo attraverso continenti. E la cosa che prendo sempre, non metto mai nella borraccia, non metto mai lo sports drink, come si chiama, quelli Gatorade, quelli che sono pieni di zucchero, ma non sono buoni. Invece io bevo o acqua, solo acqua, o acqua di cocco. E questo qua, uno di questi qua, per me, tutto quello che c'è uno sports drink di più. Proprio per uno di questi devi prendere 4 Gatorade per lo sport. Questo per me è sì. Allora, lo dici tu che ti alleni e per te penso, no? È molto importante l'alimentazione, l'idratazione e anche adesso, no? Tenere il tuo corpo. Immagino adesso noi, quelli comuni mortali come me, no? Che magari ogni tanto vanno a fare sport, ti dicono che cosa ti vendono? Sempre ti vendono questi energy drink finti. E un'amica diceva... Non devi mai prendere, che ha messo un sacco di cose artificiali che non, e poi anche fa male nello stomaco. Allora, se lo prendi come l'acqua sicuramente non va bene. Quindi, allora, in alternativa, l'acqua di cocco sicuramente è una bevanda che oggi proprio parlavo con una ragazza del nostro team. E non è soltanto una questione di sali, perché l'acqua di cocco è vero, è molto ricco di sali minerali, ma in più è anche, è anche altri nutrienti che ti aiutano a che questi sali rimangano nel tuo corpo. E quando i sali rimangono nel tuo corpo, ti danno energia, cioè stai bene, il magnesio ti fa bene, cioè come si dice che i capelli, il corpo. Allora, aspetta che faccio vedere la mia cipolla. Allora, la cipolla la devo tagliare piccola? Piccola, sì. Allora, io ho fatto così più o meno. È molto alta perché mio marito è gigante. Allora, io ho questo. Bambini. Quindi, a volte si vede la pancia, non troppo, aspetta. Sì, benissimo. Ok. I tagli va benissimo. Quadrati, no? Piccolini a pezzi. Sì. E in cubetti, piccoli cubetti. Ok. Allora, tu dicevi, tu hai per tanto tempo, no? Tu sei stata la prima ciclista donna che ha fatto il giro?
Giro del mondo. Del mondo? Il mondo, yes. Oh mio Dio. Esprimati. Ok. Poi ho imparato tante cose da sola, perché quando ho cominciato a ciclismo non era tante donne, tanto di sport extreme. Ok. Molto extreme. Quindi ho fatto tipo tra 300 e 500 km al giorno in bicicletta. E quindi ho imparato subito che cosa va e che non va. E per me l'energia prendo sempre da grasso, presso da tanti noci, frutti, sì. E poi bevo solo acqua di cocco per tutti i minerali, vitamine, potassio, magnesio. Come hai detto tu, tanti ciclisti mangiano la banana per prendere la stessa cosa. Io invece odio le banane. Quindi, no, io quando odio le banane. Spiango perché ho tagliato la cipolla. Banana, io dico, ah, orribile. Quindi, infatti, in alternativa, no? Che non piace la banana, piango per la cipolla, non per la banana. diciamo l'acqua di cocco, un brichetto, quello che hai tu piccolino, è l'equivalente di potassio di una banana. Certo, sì, poi ci sono le banane piccole. Anzi, sì. Quindi, la forza di mangiare un banana, ma anche forse anche meglio. Certo. Allora, io adesso ho la cipolla. Allora, hai tagliato la cipolla. Hai già tagliato i lemongrassi. Poi, hai tagliato pure l'aglio. Tu già sì. Hai tagliato? Sì, già fatto. Okay. Fette di zenzero. Sì, ce l'ho un pezzettino. Okay. E io mi piace mangiare il piccante, che io sono cresciuta in Asia, dove mangiano sempre molto piccante, quindi io metterò i peperoncini, ma se non ti piace non devi metterlo. Ok, questo non lo so se pizzica, perché siccome io sto facendo la cena per casa, allora... Forse devi evitarlo, allora. Vedo se pizzica. E tuo marito, figli, non piace, non fai niente. No, non pizzica, allora va bene. Siccome io non so, io l'ho comprato ma non ho letto se... Perché qua, allora, io mi sono trasferita in Olanda, tu non lo sai, da alcuni anni, perché mio marito l'hanno trasferito qua per lavoro. Quindi io compro le cose guardando, non leggendo, perché non capisco niente. Quindi io non ho letto, perché nel pacchetto c'è scritto piccante, non piccante, mezzo piccante. Sì, ci sono varie piccanti. Lo mettiamo come decoration. Quelli più grandi sono meno piccanti, quindi va benissimo. Solo per sapore, no? Perché questo sì, non pizza. Sì, tagliare piccolo o grande? Se vuoi metterlo, puoi mettere intero, così, pum. O okay. Metà, fai un taglio e metà. Ok, così. Sì, va bene. Allora, andiamo. Quindi queste sono le basse, poi dopo possiamo aggiungere le verdure qualsiasi che vuoi. La ricetta originale, lussolo o papaya? Vabbè, papaya, non esageriamo. Però ovviamente non abbiamo. Quindi la prossima volta che vado in Sud America faccio il live. Tu c'hai la papaya? No, io ho messo le carote invece la papaya. Le carote, allora taglio le carote. Sono un po' dolce e questa è buona per sostituire. Okay. Allora, per la zuppa filippina, che si chiama, il nome come si chiama, scusami, Giuliana? Binaco. Binaco. Stiamo utilizzando questa è la nostra variante di binaco. Quindi puoi tagliare, sì. Quadratini va bene, le carote? E come vuoi mangiare, è una cosa molto fluida. Quando cucini così, devi fare improvvisazione, poi mettere qualsiasi cosa. Allora, io sto facendo la zuppa per la famiglia, quindi noi siamo 5 persone, però forse è una carota. Per me piace. E stiamo facendo la zuppa filippina, dove avremo come ingrediente, invece dell'acqua, usiamo l'acqua di cocco. Esatto. Ok, cominciamo a cucinare. Allora, domanda. Un attimo solo, hai già tagliato il pollo o non ancora? Sì, ho tagliato il pollo, però io ho fatto solo 2 pezzi. Va bene, perfetto. Per 5 basta. Ok.
Allora, domanda. Le pentole? Le pentole, secondo te, noi siamo cinque, va bene? Io ho due pentole solo, questa o questa? Dipende dalla tua famiglia quanti mangiano. Beh, proviamo, facciamo... Con la zuppa puoi mangiare o con il nudo di riso. Facciamo la pentola. Sì, questa va benissimo. Sì. Poi ho comprato anche le spinaci. Perfetto, quindi spinaci anche io, c'è la spinaci. L'ultimo ingrediente che è l'ultimo ingrediente è fish sauce. Sì. Ok. Di pesce. Of course. Qui c'è il mio litro d'acqua di cocco, lo mettiamo qua. Allora, possiamo cominciare invece di usare l'olio normale. Io uso sempre olio di cocco quando cucino. Brava, vado a prendermi un secondo. E questo lo uso per tutto, non solo per cucinare, puoi usare per tutto. Se hai i peli secchi, io uso una crema. Ok, il nostro... Un bel viso. Vedo... Ah, bravo! Sì. Io lo uso per tutto, per i mani. Sì, anch'io. Mi chiedo, allora, come mai stai sotto il sole tutta la giornata, ogni giorno in bicicletta, e non hai le ruggine, non hai niente, scusami. E io uso solo questo. Va benissimo. Anch'io. Se, diciamo, questo è un prodotto che... poi costa, diciamo, rispetto alle creme classiche per il corpo, non è molto caro. Magari tu fai una combinazione, io combino, perché adesso con una certa età ho iniziato anche a comprarmi quelle creme che carine, che ti fai un po' massaggio, però non posso comprarmi quelle creme, cioè questo io lo uso in un mese, meno, per tutto, che lo uso tutti i giorni per il corpo, io non mi posso... Ora, un altro segreto che ho con questa qua. Cosa? Tanti ore in bicicletta. Anche con le pantaloni giusto per ciclismo, dopo tante ore che sudi tutto, cominciare di avere una bella ferita al culo. Non so come si chiama in italiano. In inglese si chiama saddle sores. È normale, ogni ciclista prende dopo tanto tempo in bicicletta. Quindi fino alla giornata, per riprendere subito la bicicletta il giorno prossimo, senza fermarmi, io uso questo. Metto così sul ferito, giorno dopo non c'è più. Fantastico, vedi? I ragazzi che fanno bicicletta, io ho visto, no? Che avete sul sedere queste, avete queste come se... tanti cremi, eccetera, eccetera. Io questo qua, quando comincio di avere questo problema, io metto subito e si guarisce subito pure. Oh, vedi? Ok, anche perché è un cicatrizzante. Io lo uso anche quando i miei figli fanno calcio, sì, ogni tanto vengono, si graffiano, li tagliano, gli danno il con le punte. Brusce su sì. Qualcosa, sì, stessa cosa, perfetto. A me mi prendono in giro a casa. Antisettico. Brava,